Non solo patate per la sagra di Rovetta, la manifestazione che prende spunto dalla coltivazione di questi tuberi, il cui pregio, soprattutto nei secoli scorsi, era famoso in tutta la Bergamasca e non solo. È stata una stagione ottima, molte patate, buone, belle, più che altro sane, con nessun marciume di niente, e vanno, la gente è contenta. Tra le molte iniziative collaterali, assaggi e degustazioni di prodotti tipici, botteghe antiche, dimostrazioni pratiche di coltivazione, l'equiraduno regionale a cura dei cavalieri orobici. Portiamo la gente di tutta Lombardia con i cavalli nel nostro territorio per valorizzarli, i nostri paesi e le nostre montagne. Giriamo 2 giorni andando a San Lucio, venendo qua, facendo la sfilata a Rovetta e fermandoci a mangiare qua a Rovetta. Ci tenevo a questa cosa per far vedere veramente alle persone esterne della nostra zona cosa può offrire i nostri paesaggi, perché io considero molto molto belli. Quest'anno l'organizzazione dell'evento è stata affidata a Mauro Marinoni, già sindaco di Rovetta e consigliere provinciale. Ovviamente tutto quello che ruota attorno a quell'era del Novecento è in qualche modo legato alla cultura, cultura del periodo storico in cui ci collochiamo, quindi i canti popolari, i canti in dialetto, i costumi. Scene di vita quotidiana, semplici ovviamente, ma che sono la nostra storia e quindi va ricordata, va rispettata. L'era del Novecento coinvolgerà tutto il paese nell'allestimento della piazza centrale e nell'interpretazione dei personaggi storici. Di grande interesse anche la rievocazione di una gita a Padova, avvenuta nei primi anni del secolo scorso, sulle tracce di Antonio Pedrocchi, il rovettese che fondò il famoso caffè padovano, chiamato anche Caffè Senza Porte. Va ricordato che il caffè Pedrocchi di Padova, dal cognome si potrebbe anche intuire, è stato fondato da un rovettese nel XVIII secolo.